Eccoli, eccoli, il maggiordomo Andrea che ti consegna la mascherina. Facciamo un applauso di incoraggiamento a Marco, forza. Via. Ecco. Dai, dai. Ok, secondo, forza, bravo Marco. Un pochino più veloce Marco, perché sì, abbiamo poco tempo e tante domande. Ok. Allora, attenzione. Seconda domanda. Servendosi di 37 elefanti, nel 218 avanti Cristo, Annibale... Ti ricordi di Annibale, Marco? Quando andava a scuola, sì. Sì, beh, chiaro. Anni fa. Adesso non è che hai tempo per pensare a Annibale, però, insomma, personaggio storico, riuscì a valicare con il suo esercito le Alpi. Qual è la seconda montagna più alta della catena alpina, dato che parliamo di Alpi? Qual è la seconda montagna più alta della catena alpina? Ti ricordo che la prima... Lo possiamo dire per aiutarlo? La saprei. La prima è il Monte Bianco, che è alta 4810 metri. Silenzio, forza, provaci. Provaci. Monte Rosa. Ah, è giusto! Monte Rosa. Visto, delle volte bisogna provarci. È il Monte Rosa, 4634 metri. Sei stato fortunato e ti dico, hai salvato una cosa molto simpatica, la vernice. Allora, il Gattopardo, oltre ad essere un felino, è il titolo di un importante romanzo tradotto in film da Luchino Visconti. Il Gattopardo, un film famosissimo. Chi era l'autore? L'autore del romanzo, naturalmente. Abbiamo parlato del romanzo, non del film. Silenzio, provaci. Ti ricordo che il film di Visconti aveva un cast eccezionale, con Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale. Bravo, forza. Non mi ricordo l'autore. Provaci, poco tempo. Lui ci sei riuscito per... Era facilissimo. Non lo sapevo neanche io. Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Lo so, gran parte del pubblico lo sapeva, d'accordo, però... Mi dispiace, purtroppo devi rompere i finestrini posteriori. Questa? Forza Marco! Ai ai ai! Va bene, andiamo avanti. Dispiace. Ti do una bella notizia. La quarta domanda è molto semplice. Almeno lo è per me, ma credo anche per il pubblico, perché è una domanda, diciamo, religiosa, ma non solo, anche legata a una tradizione enorme. Perciò parliamo, pensa, i cammelli, simpatici quadrupedi, portarono i re magi alla grotta. I re magi alla grotta. Mi devi soltanto dire come si chiamavano i re magi. Silenzio, per favore, che è importante. Forse il nome di Melchiorre. Melchiorre, silenzio, Gaspare, bravo. Gaspare e Gaspare. Baldassarre. Bravo! Sì, Gaspare! Come vedi, non era difficilissima. Hai salvato il lunotto posteriore. Come potevi salvare il parabrezza? Ci ritornavo a casa questa sera. E adesso l'ultima domanda è il parabrezza. Giustamente mi ha detto, volevo tornare a casa stasera. Il parabrezza. Ci mancava solo che il cellulare non prendesse. Ormai mi è...